Oggi voglio portare un esempio pratico con Star Wars, L'impero colpisce ancora, un film del 1980. La dominante assoluta di questa sequenza è il ritmo, che esprime lo scorrere del tempo all'interno dell'inquadratura. Qui abbiamo un giovane Luke Skywalker che deve usare la forza del pensiero per estrarre dall'acqua la sua navicella. In questo caso, per spezzare il ritmo drammatico e creare una falsa aspettativa, si accelera il ritmo delle inquadrature. Questo genera enfasi nel racconto. Non appena Luke fallisce nella sua impresa, si ritorna alla struttura precedente. Quindi inquadrature più lunghe. Ci soffermiamo sulla reazione di Luke. Per comprendere al meglio questo aspetto, ho inserito la durata di ogni singola inquadratura di questa piccola sequenza qui in basso. Non appena il ritmo accelera, il timecode si colora di verde. Non appena decelera, si colora di nuovo bianco. Spaziale. Decidere quando lo spettatore riceve le informazioni e in che modo, all'interno di una storia, è una grande responsabilità, perché a volte può salvare le sorti di un film, così come distruggerlo. Il montaggio è l'elemento fondamentale del linguaggio audiovisivo. Il software di montaggio è soltanto lo strumento con il quale noi andiamo a creare significato con l'utilizzo delle inquadrature. Il montaggio è paragonabile alla scrittura sotto certi aspetti. Perché dico questo? Perché il montaggio, come la scrittura, ha una sua grammatica, con una struttura, con delle regole che danno senso e significato. Crude matter. You must feel the force around you. Possiamo parlare, passami il termine, di scrittura audiovisiva. Purtroppo la grammatica audiovisiva non viene insegnata nelle scuole. Se ci pensi, questo è assurdo, vista l'elevata esposizione che abbiamo al giorno d'oggi con i contenuti video. Che sia TV, cinema, social, oggi sei bombardato. Buona parte di voi sa decostruire un testo, scomporlo, analizzarlo. Sei in grado di riconoscere un testo letterario da un saggio o un testo scientifico da uno giornalistico, sai leggere e capire tra le righe, capire le metafore e varie sfumature di senso che possono emergere da un testo scritto. Mentre della sintassi cinematografica, quanto ne sai? Al giorno d'oggi devi essere in grado di capire quello che osservi non solo nel contenuto, anche la costruzione del contenuto stesso. Questo è uno dei motivi per cui è nata la docu-serie didattica In un batter d'occhi. La puntata finisce qua. Se ti è piaciuto il video, clicca mi piace e iscriviti al mio canale per non perderti i prossimi aggiornamenti della serie In un batter d'occhi.